Buongiorno amici, buongiorno amiche. Vedete, abbiamo un adattatore Android Auto Wireless che ha anche funzione di CarPlay Wireless. Carino da vedere, con questa lucetta bluastra che è gradevole. È piccolino, non è grande, vedete? Purtroppo sopra trattiene le ditate, è perché è lucido. Sotto, vedete, c'è l'indicazione del modello. Il cavo è ricoperto di tessuto e anche lo spinotto è un USB normale, che però poi in confezione viene fornito anche di una USB-C adattatore e di un manuale di istruzioni con cui vi dicono come fare gli aggiornamenti wireless. Quindi piccolino, con un cavo ricoperto di tessuto, mentre di solito sono cavi normali, adattatore in confezione. Il problema è che funziona male, nel senso che lui si collega ad Android Auto Wireless, anche velocemente lo fa. Il problema è che poi la linea cade spesso, perché se voi toccate il cavo, la linea cade. Se voi durante la guida prendete una curva e lui si sposta, la linea Android Auto Wireless cade. Quindi è inutile fare un adattatore carino, veloce, che si collega velocemente, ma che poi ha un cavo di scarsa qualità che non può essere sostituito. E questo è un problema troppo grande, perché se il cavo si potesse sostituire, cosa che qui non è possibile, noi su AliExpress avremmo potuto comprare con 1-2 euro un cavetto corto USB di qualità e risolvere il problema, ma qua il problema non può essere risolto perché il cavo non può essere staccato. Quindi purtroppo questo adattatore lo dobbiamo bocciare, perché è troppo sensibile al tocco il cavo, troppo sensibile agli urti e agli spostamenti. Quindi la linea di Android Auto diventa troppo instabile. Peccato perché lui, quando salite in macchina, si collega in modo fulmineo. Peccato perché lui non si collega solo ad Android Auto Wireless, ma anche a CarPlay Wireless. Peccato perché ha gli aggiornamenti OTA, peccato perché è carino, ma la cosa più importante è che la linea sia stabile e non cada. E purtroppo con lui la linea cade. Infatti ora l'ho acceso solo per farvelo vedere, ma io sono connesso con il mio fedelissimo MSX, che secondo me attualmente è il migliore. Vi metterò il link in descrizione. Lui invece non perde mai la linea e secondo me è il migliore. Però questo Lamto adattatore CarPlay presente su Amazon ve lo recensisco perché vi consiglio di non comprarlo. Ok? Ci vediamo presto con dei nuovi video, spero con adattatori che funzionino meglio. Ciao a tutti!